Buonasera e grazie per l'invito. Il tema che mi è stato assegnato è il principio di integralità nell'enciclica Laudato Si. Innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Il termine integralità nell'enciclica non compare mai e quindi non si può parlare a rigore di un principio di integralità come di uno dei principi, per esempio, della dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, quello di solidarietà, eccetera. Tuttavia abbiamo una forte presenza dell'aggettivo integrale. Se non ho contato male, sono 27 ricorrenze dell'aggettivo integrale nell'enciclica, associato in modo particolare al sostantivo ecologia. Ecologia integrale. E in un caso si tratta del titolo del capitolo quarto, in cui l'enciclica analizza le diverse dimensioni che l'ecologia deve prendere in considerazione: la dimensione ambientale propriamente detta, quella economica, quella sociale, quella culturale, eccetera. È chiaro che il termine integrale, l'aggettivo integrale, ha una lunga storia nella dottrina sociale della Chiesa, a partire da, potremmo dire, da quel testo del 36 di Maritain, l'umanesimo integrale. Ma la occorrenza maggiore è quella nella Populorum Progressio di Paolo VI, se ricordate. La Populorum Progressio è dedicata allo sviluppo integrale, che poi sarà ripresa dalla Caritas in Veritate. Quindi integrale è un termine abbastanza noto nella dottrina sociale della Chiesa e indica un approccio che non sia riduttivo. Quando Paolo VI scrive la Populorum Progressio, propone l'idea di uno sviluppo integrale contrapponendosi a quelle teorie puramente economiche, a quelle concezioni puramente economiche del progresso, dicendo che un vero e proprio progresso è un progresso integrale, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Così l'integralità, e poi lo vedremo anche un po' nella relazione, si salda con la solidarietà. Questo sarà un aspetto di cui parlerò. La mia relazione poi la troverete negli atti completa, qui invece cerco di esporla in questo modo, e consta fondamentalmente di 7 punti, numero della pienezza biblica, quindi quando arriveremo al 7° punto sarà il momento del riposo finale. Il primo punto di questa relazione riguarda, si fa una domanda, e cioè l'ecologia in quanto tale è integrale oppure c'è una specificità nella proposta del Papa? Quando il Papa cioè propone una ecologia integrale, propone qualcosa di ovvio oppure propone qualcosa di specifico? Il Papa dà una definizione al numero 138 della ecologia come dello studio delle relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente. Studio delle relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui vivono. Dunque vedete che già nella definizione di ecologia, e il Papa riprende una definizione abbastanza comune, abbastanza accettata di ecologia, c'è l'idea di una relazione tra l'organismo e l'ambiente. E in effetti, quando la parola ecologia viene coniata, il conio della parola è del 1866, abbiamo una data specifica, il biologo tedesco Ernst Haeckel precisamente descrive l'ecologia come quella scienza che studia la relazione. Oggi, se guardiamo, diciamo, alla letteratura ecologica, ci troviamo di fronte a due tendenze contrapposte. Da un lato abbiamo una forte specializzazione della ecologia,
Tanto è vero che alcuni propongono di parlare di ecologie al plurale, cioè più che di ecologia ormai bisognerebbe parlare di ecologie al plurale. Cito alcune di queste specificazioni dell'ecologia. Oggi si parla di ecologia delle popolazioni, di ecologia di comunità, di ecologia comportamentale, di ecologia del paesaggio, di ecologia della rinaturalizzazione, di ecologia globale, di ecologia della mente, di ecologia umana, e l'elenco potrebbe continuare. Ma ciò che mi interessa porre in evidenza è che accanto a questa tendenza di specializzazione dell'ecologia vi è un'altra tendenza, che è una tendenza che potremmo definire olistica, cioè in cui l'ecologia si propone non semplicemente come uno studio scientifico o tecnico, ma assurge al ruolo di visione del mondo, cioè si propone anche come filosofia e addirittura come prassi politica. Cito per esempio la tendenza della cosiddetta deep ecology, della ecologia profonda, del filosofo norvegese Arne Næss, il quale programmaticamente si contrappone alla quella che lui chiama l'ecologia superficiale. Cioè l'ecologia superficiale sarebbe, a detta sua, una ecologia che si preoccupi esclusivamente dei sintomi della malattia, l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse, eccetera, e non vada invece alla radice del problema. E secondo lui la radice del problema è il ritorno a una visione, potremmo dire, olistica della natura, in cui la natura è considerata come un tutto autosufficiente, in qualche modo, che si autoregola e di fronte alla quale l'uomo sarebbe un elemento perturbatore. Per questo il ruolo che la deep ecology riserva all'uomo è un ruolo assolutamente marginale, cioè l'uomo dovrebbe astenersi quanto più possibile dalla interazione con la natura per preservarne i ritmi autonomi. Si tratta in qualche modo di una versione rivista e corretta della concezione spinoziana della natura di Spinoza, del Deus sive natura, in cui cioè la natura è un tutto, un'unica sostanza, e le diverse entità viventi sono manifestazioni di questo tutto. È chiaro che qui l'ecologia non è semplicemente, come dicevo, una disciplina scientifica, ma è una vera e propria ideologia. Qualcuno ha scritto che dopo la caduta delle ideologie alla fine del secolo scorso, ormai l'unica ideologia che resiste è l'ecologia, e l'unica ideologia, scusate, che sussiste è l'ecologia, l'ideologia verde, in cui l'ultima istanza è appunto l'integralità della natura. Quindi è chiaro che questa è una prima tendenza, una tendenza che potremmo definire di ritorno di un paganesimo divinizzante della natura, che propone una chiave di lettura integrale, si propone specificamente come una proposta integrale. Quindi una proposta attuale è questa. L'altra proposta che il Papa tratta più distesamente rispetto a questa tendenza è, potremmo dire, una proposta antitetica a questa, e potremmo riassumerla, ed è il secondo punto, nel cosiddetto paradigma tecnocratico. Il Papa parla di un mito moderno del progresso materiale illimitato. Mito perché è sostanzialmente smentito dalla storia, ma che
continua a essere il paradigma di riferimento dell'uomo contemporaneo. E la questione in fondo dell'utilizzo della tecnica. Non mi dilungo qui nell'analisi della questione della tecnica, che è una delle grandi questioni che ha occupato la filosofia del Novecento, ma riprendo brevemente quello che il Papa dice a questo proposito. Il Papa si fa guidare molto in questo da Romano Guardini, il quale scrive un testo che il Papa certamente ha letto. Sapete che il Papa aveva in progetto di fare una tesi di dottorato su Guardini, e il Papa prende un po' a riferimento dell'interpretazione della tecnica il testo di Guardini sulla fine dell'epoca moderna, in cui sostanzialmente Guardini dice: l'uomo contemporaneo ha un enorme potere, ha acquisito un enorme potere, il problema è che questo potere non sa dove dirigerlo. E il problema della tecnica è questo, che disponiamo di un enorme potere, è un enorme potere di cui nessuno di noi potrebbe più fare a meno, nessuno di noi penso voglia tornare a un'epoca pre-tecnologica, sarebbe impossibile. Il problema è che questo potere della tecnologia tende a imporsi come paradigma, dice il Papa, e lo cito, omogeneo e unidimensionale, cioè l'unico paradigma che si impone. Per cui sottrarsi alla logica della tecnica è pressoché, non dico impossibile, ma molto difficile, dice il Papa. Accenno a questo fatto del paradigma tecnologico perché, sottolineando il fatto che si tratta di un paradigma, cioè sottolineando il fatto che si sta imponendo come una logica alla quale siamo sottomessi. Di questo paradigma sottolineo due aspetti. Il primo è il modo con cui questo paradigma funziona. Il paradigma tecnologico funziona sostanzialmente come plasmazione, come manipolazione tendenzialmente illimitata dell'oggetto che ho di fronte, cioè della natura. E tante volte si è riferito questa plasmazione oggettivante, chiamiamola così, della natura, si è spesso riferito al mandato genesiaco del dominium terre. Ricordate che in Genesi si dice che l'uomo deve dominare, deve soggiogare la terra. Molte volte ci si è riferiti, anche in polemica con il cristianesimo, a questo mandato come il mandato che in qualche modo giustificherebbe il preteso potere dell'uomo di manipolare indefinitamente la natura. Ma l'altro aspetto di questa considerazione del paradigma tecnocratico è il fatto che questo paradigma è diventato così dominante, come accennavo prima, che ormai è difficile, se non quasi impossibile, sottrarsi alla sua logica. Il Papa, tra le altre cose, fa anche alcuni esempi del funzionamento di questo paradigma, che ha, potremmo dire, la sua risonanza soggettiva nel consumismo ossessivo. Questa è un'espressione del Papa. Per cui il dominio tecnologico, o tecnocratico meglio, diventa ossessivo consumismo, consumismo ossessivo. Ora, questi mi paiono essere i due grandi paradigmi ideologici. Quindi non si tratta di un confronto con la scienza, con l'ecologia in quanto scienza, ma della ecologia in quanto ideologia, che il Papa ha presente nel presentare la sua proposta. Sono due ideologie antitetiche. Una è quella della, potremmo dire, della divinizzazione della natura,
L'altra è quella del potere illimitato della tecnica. Di fronte a questo, il Papa si rende perfettamente conto che la risposta al dominio della tecnica non può essere semplicemente una risposta tecnica. Cioè, la questione della tecnica, lo dico con un gioco di parole, non è una questione tecnica, è una questione antropologica, è una questione appunto integrale. Cioè, si può proporre un'alternativa alla tecnica non quando si scopre come funzionano meglio le cose per ridurre l'inquinamento, per ridurre l'esaurimento delle risorse, eccetera, ma si risponde alla questione della tecnica con la questione antropologica, cioè con una ecologia integrale. Il Papa parla a questo proposito di uno sguardo diverso, un pensiero, dice lui, una politica, un programma educativo, uno stile di vita, una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Ho citato Laudato Si al numero 111. Quindi il mio compito sarebbe quello, nei 30 minuti grosso modo che mi rimangono, e di proporvi come il Papa intende articolare questo sguardo nuovo sulle cose. Parto da una citazione, siamo al terzo punto, uno sguardo nuovo sulle cose, sul creato. Parto da una citazione che si trova al numero 226 dell'enciclica, in cui il Papa si riferisce all'atteggiamento di Gesù, allo sguardo di Gesù, e ci dice: Gesù ci insegnava questo atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un uomo in ricerca, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lui sì, commenta il Papa, sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura. E così ci ha mostrato una via per superare l'ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. Ora, questo sguardo nuovo che il Papa vede radicato nello sguardo di Gesù mi interessa perché il Papa accosta due passi evangelici e li accosta in modo molto interessante. Il primo è lo sguardo che Gesù ha sulla natura, potremmo dire, sui gigli del campo. Ricordate il riferimento a Matteo 6, quando Gesù dice: guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo, e imparate sostanzialmente da loro, perché i gigli non mietono, no? Eppure sono talmente belli che neanche Salomone aveva la loro gloria, il loro splendore. Guardate gli uccelli del cielo, i quali non seminano, non mietono, non ammassano nei granai e vengono nutriti dal Padre vostro. Il brano è citato, mi pare, non per la sua apparente ingenuità, ma perché c'è il riferimento al Padre. Cioè, anche i gigli del campo, anche gli uccelli del cielo che non lavorano, sono custoditi dalla affidabilità del Padre. Questa è la cosa interessante, no? Non è un incitamento a non lavorare, a fare come quelli, no, è un incitamento a fidarsi del Padre. E il Papa accosta questo sguardo che Gesù ha sulla natura allo sguardo che ha sul giovane ricco, quando appunto vede quest'uomo in ricerca e lo ama. Diverso è l'oggetto dello sguardo, ma è la stessa prospettiva sulla natura e sull'altro, cioè uno sguardo che non possiede, ma uno sguardo che accoglie e che ama.
E mi pare che questo sia uno dei punti fondamentali dell'enciclica, la proposta di una, quella che potremmo definire in alcuni termini, in altri termini, la fenomenologia dello sguardo di Gesù, come Gesù guarda le cose, come Gesù sta al mondo guardando le cose. E lo sguardo di Gesù è uno sguardo che si riferisce al Padre. Dunque uno sguardo filiale, potremmo dire, che ha, accoglie con gratitudine e accoglie il dono che il Padre gli fa. Dunque potremmo dire che lo sguardo contemplativo di Gesù è la vera alternativa, nella logica del Papa, alla riduzione tecnocratica dell'ambiente e alla sacralizzazione mistica della natura, i due paradigmi che ho cercato di presentarvi all'inizio. Il quarto punto sviluppa un po' questo tema e si riferisce al Vangelo della creazione. Il termine Vangelo della creazione è un termine che potrebbe presentare una qualche riserva, ma non discuto qui sulla pertinenza dell'espressione. Quello che mi interessa cogliere è che il Papa, ovviamente non è che lo articola in modo sistematico, però dà alcuni spunti per una teologia della creazione e che naturalmente spetta ai teologi poi sviluppare. Sottolineo molto brevemente quattro nessi, quattro rapporti che mi paiono interessanti in questa logica. Quattro polarità, potremmo dire, per usare un termine sempre di Guardini. La prima polarità è la polarità tra natura e creazione. E il Papa la sottolinea al numero 76, quando dice: per il cristianesimo dire creazione è dire di più rispetto a natura. Perché la natura, dice il Papa, è un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, mentre invece la creazione può essere compresa solo come un dono. Quindi abbiamo una polarità nella considerazione di questo. Ovviamente l'aspetto della natura in quanto tale non è messo da parte, ma viene integrato in una prospettiva più profonda, che è la creazione. Il secondo nesso, sempre all'interno del Vangelo della creazione, mi pare il nesso tra sistema e trascendenza. Cioè il Papa dice: la struttura dell'universo potrebbe essere descritta come quella di un sistema di sistemi. Cioè l'universo è una, diciamo così, una composizione di sistemi aperti che entrano in comunicazione reciproca. Però questi sistemi non sono sistemi chiusi. Il sistema dell'universo non è un sistema chiuso, ma un sistema aperto, cioè in direzione, dice il Papa, della trascendenza. Dunque, il sistema si comprende in direzione di una trascendenza che lo fonda, che lo sostiene. Questo era il secondo nesso. Il terzo nesso nel Vangelo della creazione è il nesso tra trascendenza e immanenza. E il Papa sostiene, ovviamente, tiene ferma la trascendenza di Dio rispetto al creato, ciò che nega, per esempio, appunto, quella proposta della deep ecology di cui vi ho parlato all'inizio. Dio è il trascendente, Dio rimane trascendente, ma proprio perché è trascendente si può fare immanente, si può rendere immanente alle sue creature, proprio rimanendo trascendente. È il paradosso, diciamo così, della, se mi permettete questo termine, della transimmanenza di Dio nel creato. Qui, per non essere troppo, come dire, specifico, cito le parole di Bartolomeo, del patriarca Bartolomeo, in cui si dice: è nostra umile convinzione che il divino e l'umano
si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta. Un'affermazione molto forte. Nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta si incontrano, in un modo misterioso, il divino e l'umano. La potenza della trascendenza di Dio che si fa immanente al creato. E infine l'ultima polarità in questo contesto del Vangelo della creazione mi pare quella tra mondo e sacramento. Cioè, proprio perché lo Spirito di Dio è presente nel mondo, il mondo non è semplicemente mondo, ma è sacramento, cioè rivela la presenza misteriosa ma reale di Dio. Nella relazione completa poi trovate queste cose un po' più argomentate. Ora, la domanda che emerge a questo punto e che vorrei analizzare negli ultimi tre punti, nel 5, nel 6 e nel 7, è la seguente. Qual è il posto dell'uomo all'interno di questi nessi? Qual è il ruolo dell'uomo, cioè all'interno della creazione? Parlare di ecologia integrale significa considerare, come accennavo prima parlando di Paolo VI, tutto l'uomo e tutti gli uomini. Quindi il primo punto riguarda un po' il tema dell'antropocentrismo. È abbastanza nota la polemica contro l'antropocentrismo di matrice biblica, a partire da un celebre articolo di White sulle radici ecologiche della nostra crisi ecologica, in cui White sosteneva che alle radici della crisi ecologica ci starebbe il cristianesimo fondamentalmente, che ha interpretato appunto in senso tecnocratico il mandato di Dio di dominare e di soggiogare il mondo. Ora il Papa, senza citare White, ma avendolo sullo sfondo, dice che la Bibbia non legittima affatto un tale antropocentrismo. Però il Papa sostiene che per rispondere a questa accusa occorre avere una adeguata antropologia. Cioè, da un lato il Papa dice non si può prescindere dall'umanità, quindi le proposte che non comprendono il ruolo fondamentale, centrale dell'uomo non sono adeguate. Non si può fare a meno dell'umanità. Però dice poi, non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Citazione testuale del numero 118. Cioè, il problema dell'antropocentrismo, mi pare, non è nel fatto che ci sia un centrismo, cioè che ci sia una centralità dell'uomo. Il problema sta nell'antropos, cioè in quale tipo di uomo si pone al centro del rapporto con il creato. Perché è chiaro che se parliamo dell'uomo in quanto domina, in quanto diciamo assume la figura del dominatore, allora è chiaro che qui l'antropocentrismo fa problema. Ma se invece poniamo al centro delle relazioni con il creato l'uomo che accoglie la creazione come dono, e quindi, diciamo così, che assume la figura cristologica di cui vi parlavo prima, e allora le cose sono diverse. E è stato soprattutto, mi pare, Jürgen Moltmann, a mettere in evidenza come una diversa immagine dell'uomo e del suo rapporto con Dio legittimi un diverso rapporto dell'uomo con la natura. Cioè dipende da che cosa noi capiamo con Dio e capiamo con uomo nel rapporto con la natura. Quindi una ecologia integrale assume l'uomo, certo, ma assume un certo tipo di uomo. Quindi la questione antropologica è una questione decisiva. Assume tutto l'uomo, dicevo, ma assume anche tutti gli uomini.
in modo particolare coloro che vivono al margine. Ecco il sesto punto, e così sto avviandomi verso la conclusione. Il sesto punto riguarda l'ecologia e i poveri. Cioè, l'ecologia integrale è una ecologia solidale. E il Papa diverse volte richiama la questione della povertà. Del resto, vi è una intima connessione tra la fragilità del pianeta e la questione della povertà. È evidente, dice il Papa, al numero 91, l'incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Cioè, la questione dei poveri è, se vogliamo, una questione molto più urgente della estinzione di alcune specie animali. Fino a qualche tempo fa, l'ecologia era, se vogliamo, una questione elitaria ed era una questione delle élite dei paesi più sviluppati, le quali avevano la capacità e anche il tempo per occuparsi di un ambiente più sano, di una relazione più armonica con l'ambiente, eccetera. Oggi si scopre invece che la questione ecologica ha a che fare con i poveri. La questione ecologica più urgente è quella della ecologia dei poveri, in cui potremmo dire la natura non è più quella delle pubblicità televisive, no? Che è sempre una natura incontaminata, una natura rarefatta, una natura estetica, ma ha a che fare con la natura, con l'ambiente, come relazione di sostentamento con intere popolazioni. Non so se voi abbiate visto il film documentario sulla vita di Salgado, di questo fotografo, questo film che si intitola Il sale della terra. Se avete occasione di vederlo, vedetelo, perché mi pare che lì si capisca bene che la questione ecologica è una questione che riguarda i poveri soprattutto. È un film impressionante per la forza delle immagini che presenta, dove si vede chiaramente la relazione strettissima tra povero e ambiente. È chiaro che il povero, come dire, non solo va tenuto in considerazione, ma secondo la proposta del Papa, il povero è offre il punto di vista dal quale guardare alla questione. Quindi il cambiamento di mentalità non è semplicemente l'inclusione del povero nella considerazione ecologica, ma quello di guardare dal punto di vista del povero. Qui poi nella relazione troverete qualche dettaglio in più rispetto a questo. E così, giungendo verso il settimo punto, concludo dicendo che parlare di ecologia integrale vuol dire parlare di ecologia che riguardi tutto l'uomo, quindi si faccia interprete della questione antropologica radicale, che riguardi tutti gli uomini, cioè riguardi anche il povero, anzi assuma il punto di vista del povero come il punto di vista privilegiato, e infine una ecologia che diventi, ed è l'ultimo punto, stile di vita. La spiritualità cristiana, dice il Papa al numero 222, propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo. Quando si parla di stile, ci si riferisce a un modo di essere complessivo, un modo di pensare,
un modo di agire, un modo di proporsi. Dunque, ecologia come stile di vita significa che l'ecologia non riguarda semplicemente lo studio, non riguarda semplicemente l'accademia, ma riguarda la vita in quanto tale. E qui, tra le altre cose, sottolineo alcuni ambiti in cui questo stile di vita si realizza. Il Papa, da un lato, ed è un punto che considero, rivendica la necessità dell'umanesimo, dove mi pare che questa necessità dell'umanesimo voglia dire che l'analisi del problema ecologico è una questione profondamente umana, ma su questo ho già parlato abbastanza. L'altro punto dello stile di vita che mi pare importante sottolineare è l'aspetto della cosiddetta conversione ecologica. Il Papa propone una conversione ecologica che definirei così, anzi definirei così a partire da quello che dice il Papa: lasciar emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nella relazione con il mondo che ci circonda. Cioè, l'incontro con quel modo di guardare di Gesù deve inevitabilmente cambiare anche il nostro modo di guardare, a partire da quell'atteggiamento fondamentale, radicale, che è l'atteggiamento della gratitudine e della gratuità. Qui il Papa lo dice in modo molto attento al numero 220. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, che sono atteggiamenti propri della grazia. L'incontro con la grazia, con l'evento di grazia, è un incontro di gratitudine e di gratuità. E questo anche riguardo all'ambiente. E poi parlare di stile significa parlare anche di quella che il Papa definisce l'ecologia dei piccoli gesti quotidiani. Cioè, un'ecologia è veramente integrale se scende fino agli aspetti più normali, più quotidiani, diremmo, dell'esistenza. Perché è lì che si gioca il nostro no all'egoismo, al dominio, e invece il nostro sì alla gratitudine, alla gratuità, alla cura, eccetera. Qui mi limito a sottolineare alcuni piccoli gesti, alcuni piccoli atteggiamenti che il Papa sottolinea in quel capitolo sesto, che è un capitolo molto interessante, molto bello. Per esempio la semplicità. Il Papa dice il preferire il meno al più. L'umiltà, che non cerca il dominio ma il dono. La pace interiore, secondo quello sguardo contemplativo, eccetera. L'attenzione vigile all'altro, eccetera. In fondo, scrivo nella relazione, vale anche per l'ecologia integrale quello che diceva Santa Teresina, quando diceva che raccogliere uno spillo per amore può convertire un'anima. In fondo, i piccoli gesti, se diventano stile condiviso, possono salvare il mondo. Arrivo dunque alla conclusione, e così mi mantengo fedele al mandato del tempo, perché c'è anche un'ecologia del tempo, oltre all'ecologia dello spazio, e sottolineando ancora come una visione della integralità dell'ecologia significa avere presenti i diversi livelli dell'equilibrio ecologico, come sono indicati per esempio dal Papa nel numero 210, quando lui pone quattro livelli: quello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi e quello spirituale con Dio. Lasciare da parte uno di questi quattro livelli
significa non fare ecologia integrale, significa venir meno a quello che abbiamo chiamato il principio di integralità. Infatti, e qui concludo davvero lasciando la parola a Papa Francesco e citando il numero 92, infatti scrive: tutto è in relazione e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra di noi con tenero affetto al fratello Sole, alla sorella Luna, al fratello Fiume e alla madre Terra. Grazie.